volontà pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, che ama la Divina Volontà, Latina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Madre Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma, e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà, così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione del sesto giorno della Vergine Maria nella Divina Volontà, per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio, come vivere in essa. Mamma Regina, vedo che mi aspetti di nuovo e stendendomi la mano mi prendi sulle tue ginocchia e mi stringi al tuo cuore per farmi sentire la vita di quel fiat divino che tu possiedi. Oh, come è refrigerante il suo valore, come è penetrante la sua luce. De, Mamma Santa, se tanto mi ami, tuffa il piccolo atomo dell'anima mia in quel sole della Divina Volontà che tu nascondi, affinché anch'io possa dire: la mia volontà è finita, non avrà più vita, ma la mia vita sarà la Divina Volontà. Figlia mia, tu devi sapere
che la divinità si assicurò di me nella prova che volle. Mentre tutti credono che io non ebbi nessuna prova e che bastava a Dio di fare il gran portento che fece di me perché fossi concepita senza macchia originale. Oh, come si ingannano! Anzi, chiese da me una prova che non ha chiesto da nessuno, e questo lo fece con giustizia e con somma sapienza. Perché dovendo scendere in me il Verbo Eterno, non solo non era decoroso che trovassi in me la macchia d'origine, ma neppure era decoroso che trovasse in me una volontà umana operante. Sarebbe stato troppo disdicevole per Dio scendere in una creatura in cui regnasse l'umana volontà. Ecco, perciò volle da me per prova e per tutta la mia vita la mia volontà, per assicurare nell'anima mia il regno della divina volontà. Assicurato questo in me, il Dio poteva fare ciò che voleva di me. Tutto poteva darmi e posso dire che nulla poteva negarmi. Per ora ritorniamo al punto dove siamo rimasti. Mi riserverò nel corso delle mie lezioni di narrarti ciò che fece questa divina volontà in me. Ora senti, figlia mia, dopo il trionfo nella prova, il fiat divino fece il sesto passo nell'anima mia col farmi prendere il possesso di tutte le proprietà divine, per quanto a creatura è possibile di immaginarle. Tutto era mio, cielo e terra, e lo stesso Dio di cui possedevo la stessa volontà sua. Io mi sentivo posseditrice della santità divina, dell'amore, della bellezza, della potenza, della sapienza e della bontà divina. Mi sentivo regina di tutto, né mi sentivo estranea nella casa del mio Padre Celeste. Sentivo al vivo la sua paternità e la suprema felicità di essere la sua figlia fedele. Posso dire che crebbi sulle ginocchia paterne di Dio, né conobbi altro amore né altra scienza se non quella che mi somministrava il mio Creatore. Chi può dirti ciò che fece questa divina volontà in me? Mi elevò tanto in alto, mi abbellì tanto, che gli stessi angeli restano muti, né sanno dove incominciare a parlare di me. Ora, figlia mia carissima, tu devi sapere che come il fiat divino mi fece prendere possesso di tutto, mi sentii posseditrice di tutto e di tutti. La divina volontà, con la sua potenza, intensità e onnipotenza, racchiudeva nell'anima mia tutte le creature, ed io sentivo un posticino nel mio cuore materno per ciascuna di esse. Da che fui concepita, io ti portai nel mio cuore, ed oh, quanto ti amai e ti amo. Ti amo tanto che ti feci da madre presso Dio, le mie preghiere, i miei sospiri erano per te, e nel delirio di madre dicevo: oh, come vorrei vedere la figlia mia posseditrice di tutto come lo sono io. Perciò ascolta la mamma tua, non voler riconoscere più la tua volontà umana. Se ciò farai, tutto sarà in comune fra me e te. Avrai una forza divina in tuo potere. Tutte le cose si convertiranno in santità, amore e bellezza divina. Ed io, nella foga del mio amore, come mi decantò l'Altissimo, tutta bella, tutta santa, tutta pura, sei tu, Maria, ti dirò: bella, pura e santa è la figlia mia, perché possiede la volontà divina. Il titolo di questa meditazione è alquanto emblematico, e le parole che abbiamo ascoltato ne sono la dimostrazione.
Dopo il trionfo della prova, il possesso. La prova della Madonna, sappiamo tutti quanti qual era stata, a rinunciare totalmente e per sempre ad ogni minimo atto compiuto con la sua volontà, ma fosse anche un atto lecito o buono. Oggi cercheremo un attimo di focalizzare questo aspetto. La conseguenza di questa totale rinuncia ad operare anche in una minimissima cosa, con un solo atto di volontà personale, la Madonna operava sempre fusa e nella divina volontà, ha come conseguenza il possesso non solo di Dio, ma delle sue stesse prerogative. Io ieri ho ascoltato una bella meditazione di Fra Pio, che tutti conosciamo, che ha citato un passo degli scritti che citerò prossimamente nelle catechesi sull'Orario Buon Consiglio. È uno dei passi che mi sono più belli di tutti quanti gli scritti, che fanno proprio comprendere le conseguenze di chi vive nella divina volontà, che sono conseguenze grosse, ma veramente grosse. Veramente grosse, che si avranno però a condizione che non ci sia più nemmeno un atto di volontà umana. Cominciamo a riprendere qualche passaggio. La Madonna si esordisce dicendo che le sue lezioni devono servire a far aborrire la tua volontà. Ricordiamo sempre che quando si parla di questo, evidentemente non è mai troppo. Voi sapete che la volontà di per sé stessa è un dono immenso che ci dà il nostro Signore ed è il fondamento della nostra dignità di esseri umani. Gli animali non hanno una volontà libera, hanno semplicemente degli istinti che assecondano delle forme rudimentali di memoria, di percezione, ma non una volontà libera né un'intelligenza come la nostra. È per questo che non parlano ed è per questo che ordinariamente agiscono secondo l'istinto, e per farle agire diversamente bisogna gonfiarle di mazzate, cioè addestrarle come i cavalli, come i cani, per fargli fare altro rispetto a quello che gli passa, diciamo così, per la testa. Noi non siamo così, quindi il problema è soltanto questo qui, che la nostra volontà umana è stata da Dio pensata per essere liberamente, con un atto proprio, cosciente, volontario e continuato, unita a quella divina, perché solo quella divina trova il fondamento della propria felicità, stabilità, santità e bontà. Cioè, è impossibile, pur essendoci la possibilità pratica, questo che si riferisce al video, autogovernarci e autogestirci senza fare guai. Ma questo riconoscimento spetta a noi, sono io che devo riconoscerlo e sono io che devo scegliere da oggi in poi basta. E non basta dire da oggi in poi basta, perdonate un gioco di parole, perché questo basta piano piano deve arrivare adesso con basta che arrivi ad ogni secondo della nostra esistenza. Ogni secondo. Vi faccio un esempio, un uomo non cominciare. Gradisce il Signore il modo in cui stai seduto in piedi adesso? Per esempio, no? Ecco, se uno legge tutti quanti, cioè adesso questo è un esempio sciocco, no? Non è la cosa più importante, ma se uno già legge i santi ordinari, il grado di perfezione a cui erano arrivati, loro badavano delle cose che a noi non ci bastano neanche per la pre-anticamera del cervello. E questo non è ancora vivere la divina volontà. Adesso non è che uno vuole mettere spavento o paura, no? Però io spero che il Signore mi doni anche un pochino la donata di luce per far comprendere che veramente appena facciamo anche un minimo atto di volontà umana in
intesa come esercizio di ciò che voglio fare io, in questo senso si parla di volontà umana che deve essere occorrita, non in quanto volontà spirituale donata da Dio. Ogni volta che si faccia una cosa di questo genere, si fanno guai, sempre. Guai che si dimostrano tali e guai che poi si pagano, subito oppure presto oppure tardi, ma sicuramente si pagheranno. Allora, questa cosa la Madonna spiega, dice Gesù Maria, ma della sua cosa impressione, cioè non c'è sacrificio più grande che si possa offrire a Dio. Una prova, dice Maria Santissima, che non ha mai chiesto a nessuno. Perché voi capite bene cosa significa prendere molto sul serio questa cosa, non fare mai un atto di volontà tua. Non puoi avere più un desiderio tuo, personale, consentito, cioè puoi averlo. Io li chiamo per farmi comprendere al nostro Signore quando mi frulla qualcosa per la testa, dico, senti, sognare non è un atto volontario, d'accordo? Quindi io ti formulo questo desiderio come sogno, d'accordo? Così, se non è tua volontà, come l'ho detto, ma non, tu non puoi avere un desiderio tuo personale, sei consentito, d'accordo? Perché è sempre tutto soggetto a dei voleri, quindi se quel desiderio corrisponde a quello che Dio vuole, se no, anche un desiderio non è soltanto un atto di volontà. Voi sapete che un atto di volontà non è ancora, è un desiderio, come dire, realizzato, no? Sto facendo una cosa, non sto semplicemente desiderando, un desiderio che prima. Ecco, cioè, proviamo un attimo a rappresentarci, a pensare se siamo capaci, cosa significa una cosa di questo genere. È una cosa grossa. Non voi capite, cioè, c'è la legge evangelica. Cose grosse ottengono cose grosse, cose piccole ottengono cose piccole. Quanto per esempio vorrei che tutti quanti i fedeli delle parrocchie dove io vado capissero questa cosa, cioè uscissero dal rapporto, abbiamo sentito prima nella messa, il figlio maggiore del mercenario del Signore, d'accordo? E capissero semplicemente una cosa, che più tu dai al Signore, più ti dai al Signore, più ricevi. Questa legge, se tu al Signore dai poco, riceverai poco, se al Signore dai tanto, riceverai tanto, se al Signore dai tutto, riceverai tutto. Cioè, qui la Madonna dice che in conseguenza di questo suo atto, cioè, per quanto la nostra testa è capace di immaginare cose di questo genere, riceve in cambio tutto era mio, cielo e terra. Attenzione, questa non è una, cioè, capite, un modo di dire, tanto per dire, è una pia immagine. Dio ha costituito una Madonna proprietaria del cielo e della terra, è suo, è roba sua. Attenzione, di cos'altro la proprietaria è una Madonna? Tutto era mio, cielo e terra, e lo stesso Dio. Penso che sia tanta roba, insomma, no? Poi mi sentivo possedire della santità divina, dell'amore, della bellezza, della potenza, della sapienza e della bontà divina. Lo scritto di cui parlerò prossimamente su Radio Buon Consiglio, che ho risentito ieri, dice che chi vive nella divina volontà in questo mondo non può ammalarsi. Non può essere soggetto a sofferenze, e se dovrà, come tutti i figli di Adamo, perché comunque ce la portiamo dietro, noi siamo anche dal peccato originale, andare incontro alla morte, i corpi non si corromperanno e rimarranno integri in attesa della risurrezione. Ovvio, capite, cioè, no, perfettamente normale, cioè in Dio il male non può entrare in nessuna forma. Quindi se io sono nella divina volontà e fuso con la divina volontà, io non mi posso ammalare. Non so se mi spiego. Se io sono fuso con la divina volontà, certo, devo pagare la legge del peccato, perché io purtroppo i peccati li ho fatti, il peccato originale sono nato, ma non posso subire la legge della corruzione. Se a un certo punto della mia esistenza la divina volontà è entrata in me e io sono fuso in essa, perfettamente logico.
capite? Ecco, però capiamo anche che questa è una cosa grossa, non è una cosa, capite, per cui basta fare, lo ripeto in continuazione, non è abbastanza, latticino preventivo la mattina, l'atto di fusione dopo la comunione, qualche altro durante la giornata fino al discorso, insomma. D'accordo? No, non è così. Ecco. E ancora mi sentivo regina di tutto, né mi sentivo estranea nella casa del mio padre celeste. La familiarità, l'intimità con Dio. Io ho sempre detto, guarda, ci sono delle verifiche per comprendere se uno, cioè si vede se uno comincia a entrare nel regno di Dio, non c'è niente da fare. Io sono persuasissimo, l'ho anche detto, lo ripeto, che questo è un cammino, non è una cosa che accade dall'oggi al domani, è un cammino che può durare anche una vita, d'accordo? Progressivo, e procede anche qui tanto quanto una persona, come dice, ci mette il cuore e l'anima con calma, ma investe tutto su questo. Quindi, quando uno incontra e Dio gli dà la grazia di comprendere che cosa è questa cosa, io sono convintissimo, per esempio, questa opinione mia personalissima, opinabilissima, che quando Gesù, nelle parabole del regno, nelle sette parabole di San Matteo, il regno di Dio, lo capite, il regno di Dio, il regno della divina volontà, adveniat regnum tuum, significa fiat voluntas tua, si può dire in terra, quindi siamo molto vicini, nelle parabole del regno di Dio cita il tesoro nascosto e la perla preziosa. Il tesoro nascosto e la perla preziosa, cioè quando uno ne incontra non gliene importa, cioè tutte le sue energie sono convogliate di qualunque altra cosa non abbia vissuto, qualunque altra spiritualità, pensiero, libri, cammini, itinerari, niente. Se capisce bene e se si rende conto bene. Io ho sempre raccontato che le primissime volte che ormai un anno fa leggevo queste, proprio queste pagine che per me hanno un valore infinito, io leggendo queste cose che mi provo di attenzione, che questo non è una cosa tra le tante, non è un libro tra i tanti, non è una meditazione tra le tante, qui c'è altro. Chiaro che questo qui è un atto di fede? Guardate, io penso sempre una cosa. E gli scritti di Luisa di Carreta sulla Divina Volontà, oltre che ad essere non biblicamente fondati di più, o non soltanto radicati nel magistero della Chiesa di più, e in tutte le vite e le esperienze dei santi di più, ecco, sono in effetti nient'altro che una focalizzazione di ciò che la Chiesa si è sempre creduto, si è sempre vissuto e si è sempre insegnato, e che rappresenta la quintessenza della santità. Cioè voi leggete qualunque libro dei santi, sentite qualunque cosa, che cosa significa la santità? La santità è fare la volontà di Dio, basta, basta, in tutto e per tutto. Domani nella messa della terza domenica di Quaresima, 5 luglio, sentiranno i 10 comandamenti, quello è proprio, come dire, quello è il minimo denominatore universale, quella è la soglia al di qua della quale della soglia stai fuori completamente della volontà di Dio, no? Quella è come la piattaforma di partenza di un qualcosa che vada sempre oltre, capite? Allora ogni volta che noi ci mettiamo in ascolto, facciamo la nostra volontà umana, usciamo da questo mondo e creiamo, dice Maria Santissima, mostri orrore. Volevo un attimo fare per esempio molta molta attenzione. Per imparare a fare meglio la volontà di Dio, dobbiamo farci sempre più attenti alla voce sua che ci parla nel cuore. Questo è un passaggio fondamentale. Guardate che qui ci sono, cioè chi non se lo guida proprio, d'accordo, chi sta sempre e vive completamente fuori di sé, non rientra mai in se stesso. C'è chi purtroppo
personalità un pochino fragili, psicologie un pochino deboli, che scambia quello che gli frulla nella testa, che è tutto quanto frutto di volontà propria, con la volontà di Dio. Nonostante queste difficoltà, bisogna fare uno sforzo, e non è tanto difficile, di entrare dentro noi stessi. Noi abbiamo una montagna di pensieri che ci frullano nella testa dalla mattina alla sera. Dobbiamo necessariamente imparare a decodificarli, necessariamente, perché la voce di Dio è così. E riprendiamo, io ci faccio anche una sintesi con un testo bellissimo di Oscar Wilde. La voce di Dio è delicata, un pensiero molto molto delicato. Se tu lo accogli un attimo e lo consideri, quando consideri quel pensiero avverti, guardate, io sto imparando, per grazie di Dio, di conoscere una profondissima pace del cuore, una pace che non è, è qualcosa di alto, bisogna viverla per capire, proprio è un attimo anche, no? Sì, non te devi sfuggire, perché questi pensieri delicati, che sono quelli che si chiamano tecnicamente le ispirazioni, se uno ci fa attenzione, le mette in pratica, fa molto bene, si risparmia molto male. I pensieri che vengono da noi, dalla nostra volontà umana, o che qualche volta, o forse anche più di qualche volta, ci instilla il diavolo, non hanno questa caratteristica della pace profonda. Gli mettono sempre una certa, come minimo, agitazione, turbamento, poi tu senti dentro di te. Bisogna farsi attenti a queste cose, attentissimi, imparare a discernere. Io, guardate, vi dico, per diversi anni ho cercato di aiutare le persone dall'esterno, è un'operazione quasi impossibile, perché se la volontà non è disposta, non è piegata, non ascolta nessuno all'esterno. Se la tua volontà è disposta e piegata, tu Dio lo senti da dentro di te, non c'è bisogno, come dice San Paolo e San Pietro, di molti che ti ammaestrano e che ti dicono fai così e fai colà e fai cosà. Ma vero è che un prete, questo lo posso confermare, per la grazia di Stato che c'ha, vedendo alcune situazioni dall'esterno, capisce, se questa persona facesse così sarebbe molto meglio, se bloccasse questa strada facesse molto meglio, a volte ha un quadro perfetto, perfetto, insomma molto verosimile della persona che gli sta davanti. Ma se ce l'ha il prete, non ce l'ha il diretto interessato, non ci stanno versi, non ce lo dico io, non ci stanno santi, non è possibile. Per cui questa cosa è un campo che spetta al nostro lavoro personale. Noi andiamo sempre a cercare qualcuno che ci dia l'imboccatura, la pappa pronta. Una delle cose più belle di questa vita è la divina volontà, che la Madonna, chi ci aveva, oltre a lei, è l'Altissimo, è subito. Quindi noi non dobbiamo adesso metterci a fare la Madonna della situazione, che facciamo con i luterani, che un rapporto mio personale con Dio, non c'entra nessuno, non puoi sentire nessuna mediazione. Questo non si può fare, d'accordo? E non si deve fare, perché noi non siamo come la Madonna, ecco. Siamo dei poveri peccatori, e per cui abbiamo bisogno della mediazione della Chiesa, della mediazione dei pastori, della mediazione dei sacramenti e di tutto quello che vogliamo. Però non si può arrivare a un punto tale che la nostra vita è tutta, come dire, mediata, e tu non c'è un rapporto tuo con il Signore, non puoi dire ma io in coscienza, avendoci pregato, avendo fatto veramente un lavoro di interiorizzazione, avverto che Dio non vuole che faccio questa cosa, che di per sé sarebbe una cosa buona, non vuole, oppure vuole che faccio questa cosa, che magari sarebbe, dice, ma che cos'è, è tutto sto granché. Noi a questo ci dobbiamo arrivare.
Quindi questo è uno dei punti di questo grande mondo a cui dobbiamo farci attenzione, dobbiamo imparare a farci attenzione. Ecco perché la vita di volere è tutta interiore, piano piano bisogna fare un processo continuo di rientro in se stesso. Ho sentito per esempio il figlio prodigo stamattina, citiamo, no? Rientrò in se stesso. Anche il processo della conversione, sapeste quante volte, insomma, no? Voi pensate, no? Ho incontrato tantissime persone che si sono convertite ascoltando le mie catechesi. Che cosa succede quando ascolto una catechesi? Sta davanti al computer, appiccia. Senti, tu cosa dici? Questo è matto, cioè, che dici questo? Cioè, e c'ha il primo, capito, dice, è matto. E dice, no, aspetta un attimo, andiamo avanti. Ecco, cioè, già superato il primo scoglio. Poi, mano a mano, certe cose gli arrivano, non dipende dalle cose, cioè, chi sia lo strumento di cui il Signore serve, non ha nessuna importanza, d'accordo? È una cosa del tutto contingente, questa è un'operazione divina quella che sta accadendo, capite? Che cosa va però? Le deve assimilare, deve farle entrare dentro, deve cominciare a pensare, deve farle depositare e deve dire vero o non vero, ci credo o non ci credo. Ho fatto un disastro nella mia vita, devo cambiare direzione oppure no. Capite? Quindi l'uso degli strumenti esterni è sempre un uso ausiliare. Dio se ne serve per la nostra umiltà, d'accordo? Perché siamo un pochino più sicuri di non aver, capito, senti una voce reale, capito? È più sicuro che se vai dietro alle voci, insomma, che ti frullano nella testa, che non si sa da dove vengono, no? Ecco, però pensate alla Madonna che cosa ti dice, no? Non era decoroso che Dio trovasse in me attenzione, non il peccato originale, il peccato attuale, che sono, come dire, provo delle fuoriuscite piene dalla divina volontà. Dice, non voleva trovare una volontà umana operante. E questo è un punto fondamentale, no? Che poi si impara, cioè nessun atto. Dobbiamo aggiungere che nessun atto che noi stiamo compiendo sia di volontà propria. Questo è una sublimazione di quello che già Salvini insegnava con la consacrazione totus tuus, no? Fare tutte quante le cose nel mezzo di Maria. Cioè, la catenella che uno porta al polso o altrove, se no diventa. Cioè, che significa? Uno schiavo non ha potere decisionale, non può fare nient'altro quello che gli comanda il padrone. D'accordo? Allora io so che non mi posso autogestionare. E dice, mo, finito il cenacolo, andiamo a prendere, facciamo un momento fraterno. Ci andiamo nella divina volontà a fare un momento fraterno. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Poi sentiremo andando più avanti le cose che la Madonna diceva, tipo quando si faceva dall'obbedienza da San Giuseppe di spazzare per terra in casa. Dice, ma che c'è bisogno che dall'obbedienza a San Giuseppe di spazzare per terra in casa? Ma se ti dà l'obbedienza a San Giuseppe, che cosa ha detto questo discorso? Che è tuo, ma che è tuo sposo, non era marito, ma comunque era vero sposo, e tu davanti a Dio, donne sposate, davanti a Dio, tu devi obbedire a tuo marito. La volontà di Dio sicura e certissima, proprio sicurissima. Le donne fremono, non ti preoccupare, che in tutte le cose lecite, certo, il tuo marito ti comanda non andare a messa la domenica, oppure dire una bella bestemmia, non devi obbedire. Ma in tutte le cose lecite, l'obbedienza al marito, la volontà di Dio sicurissima e certissima. Capite? Il cammino della divina volontà ci consente anche di uscire fuori un pochino. Tu la puoi fare veramente la volontà di Dio, o per scherzo, o a metà, o fino a un certo punto. E credi veramente, punto. Allora, tante cose succedono oggi nella Chiesa, tutti quanti, io continuo a ripetere, i fuori di testa, eccetera. La Chiesa cattolica non si tocca, d'accordo? L'obbedienza alle gerarchie cattoliche non si tocca. Ma qualunque cosa succede, capite? Qualunque cosa, chiunque ci stia, non esiste, capite? E se ci fosse qualche problema, che ci fosse qualcuno che non ha detto l'obbedienza, sapete io che faccio? Caro nostro Signore, ma ce l'hai messo tu quello lì? Ti devo obbedire. Ce l'hai messo tu quello lì. Se non ti piace,
Forse che la tua divina onnipotenza, perdonate l'ironia, non ha il potere di far venire qualche infarto? Poi lo chiede prima di fare una bella conversione, per fare l'infarto la porta in purgatorio, davanti all'inferno, eh? È un problema mio? Non è un problema mio. Ma scusate, Santa Giovanna d'Arco non è andata a Roma? All'epoca. Perché? Per obbedienza? O no? Capite? Cioè, se vuoi fare veramente la volontà di Dio, però. Perché appena esci dalla volontà di Dio, un atto di volontà umana, abbiamo il potere di farlo, perché il nostro Signore non ti violenterà. Ma la cosa bellissima, io, cioè, pensate, io concludo, quando ero più giovane dicevo sempre, dico, ma no Signore, così non fa bene, ma tu mi devi costringere, cioè se tu sai che una cosa è buona, come Dio fa come mi pare, dico, facciamo così, io rinuncio a fare quello che mi pare e tu mi costringi a fare quello che vuoi tu. Questo gioco non funziona con il nostro Signore, non funziona. Sei tu che volontariamente devi riconoscere una certa cosa e volontariamente la devi fare. E se non la fai, il nostro Signore non te lucca. Sapete che è così? Ormai sono sicurissimo di queste cose, che ormai ho, oltre che gli studi e le conoscenze, ho anche un po' di esperienza mia e vista. Cioè non la fai. Libero cittadino. E attenzione, qui dice, ma che bello, sono libero cittadino. Non è una cosa molto bella essere liberi cittadini. Molto bello essere infusi al divin volere, cioè non muovere neanche più un passo di volontà umana. Il libero cittadino c'ha il diritto di esserlo, d'accordo? E c'è qualche piccola, come dire, transeunte gioia passeggera, ma non è la cosa migliore da fare. Allora, verso la conclusione. Chi può dirti ciò che fece questa divina volontà in me? Mi elevò tanto in alto, ma venni tanto che gli stessi angeli restano muti. Io anche sono in grande imbarazzo quando devo parlare della Madonna. Grandissimo. Grandissimo perché non ci sono parole per poter esprimere quello che questa creatura è. L'inno Agathistos, indulgenza plenaria in ufficiale della Chiesa Cattolica, dice: gli oratori brillanti come pesci sono muti dinanzi a te, genitrice di Dio, del tutto incapace di dire il modo in cui Vergine Madre tu sei. Tutti zitti. Avete visto quando i calciatori segnano e fanno shhh, zitti tutti, nessuno può parlare. Qui dinanzi alla Madonna non si può parlare. Non possiamo renderci niente conto, ma tutto questo dipende dal regno della divina volontà in lei. È tutto concatenato. È stata veramente l'unica, perché nessuno potrà mai dire fuori di lei, dal concepimento fino all'assunzione non ha fatto un solo atto di volontà sua, solo Gesù Cristo. Vabbè, Gesù Cristo insomma non è una creatura umana, insomma è il figlio di Dio fatto uomo, è anche uomo, ma non è una creatura umana tucù. Ma anche lui sa di credere, vuol dire una cosa di questo genere, evidentemente, insomma, perché fino a una certa età ha fatto anche atti di volontà sua umana, no? L'ultimo aspetto, ecco, e dopo che la Madonna nota la sua maternità operante, e il fatto che questa fusione con la divina volontà la rende immediatamente proprietaria di tutto, proprietaria anche di tutte quante le anime che Dio ha creato, per cui non esiste anima che non abbia un posto privilegiato nel cuore della Madonna, e la Madonna sono tutti quanti figli e figli come se fossero l'unico, come se fossero l'unico. San Luigi dice: immagina di tutto l'amore concentrato di tutte quante le mamme del mondo, presenti, passate, future, concentrate per un solo figlio. Sappi che l'amore che la Madonna ha per te è più grande che l'amore di una tale madre. E questo dobbiamo ricordarcelo, no? Ma poi conclude dicendo: stamma a sentire, non voler riconoscere più la tua volontà umana. Vedete, sì, non ti conosco. Appena uno c'è il sospetto che sta facendo le testa proprio, dire: fermo, non te voglio vedere, non te voglio sentire. Non lo voglio fare, perché se ciò si fa, tutto sarà in comune fra me e te. Attenzione, avrai una forza divina in tuo potere. Tutte le cose, tutte, belle e brutte, si convertiranno in santità, amore e bellezza divina. Se c'è qualcuno che non
non sogna. Questo si può anche desiderare, perché questo è conforme alla volontà di Dio, anzi questo si può anche volere, questo è sicuramente atto di volontà divina. Una roba di questo genere, non so cosa dire, insomma. Io sinceramente quando mi leggo, mi metto su queste cose, ho molto da desiderare, da sognare e da volere, perché se è possibile una cosa di questo genere, come certamente è possibile per chi lo desidera, vale la pena di lasciare tutto e tutto investire. C'è una bellissima canzone di Raffa, dice tutto ormai nemmeno di niente, lui la proietta per la sua cosa, ecco, ma è un ottimo slogan, tutto ormai è meno di niente dinanzi al dono della divina volontà. Regina del cielo, anche io ti saluto, tutta bella, pura e santa, la mamma mia celeste. Ti prego, se hai un posto per me nel tuo materno cuore, chiudimi in esso, così sarò sicura che non più farò la mia volontà, ma sempre quella di Dio. E la mamma e la figlia saremo felici entrambe. Amen. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per perdonarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.